even get some calls. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo test mod, un altro, e sono qui per presentarvi tre RPG o coltivatori della villa. Ne abbiamo di tre misure diverse, praticamente abbiamo uno piccolino per trattori da 100 cavalli, uno da trattori sui 140-170 e un altro da trattori da 240 cavalli. Hanno l'ultimo deve avere 5 metri e 4, questo 4 metri e 7, questo non so se sia 3 metri e qualcosa o sui 2 metri, vabbè, comunque c'è scritto tutto nello store quando li comprate. Li ho provati e comunque devo dire che sono belli, funzionano bene. Hanno una mancanza, nel senso che serve un po' le texture così della movimentazione della terra, per farvi capire. Non ha la movimentazione della terra ed è una cosa che dovrebbe essere aggiunta, anche perché rende più bello il coltivatore, dato che quelli del 2015 c'erano tutti, questi no, dato che sono una conversione, perciò hanno bisogno di una risistematina. Li ho trovati su Modoster, quindi spero non abbiano problemi, permessi e cavolate varie. Nel caso li avessero, o risolvono tra di loro, o vabbè, rimuoverò il video. Io li ho trovati, di solito se trovo robe su Modoster dovrebbero essere alquanto sicure, però mi alzo e non so niente. Qui abbiamo due rulli dietro, comunque funzionano, e bene, basta ciacqueare. Prendiamo quello via di mezzo, giusto per farvi vedere, comunque dopo proviamo tutto. Eccoli qui, allora con la X si ripiegano, hanno un buon funzionamento. Una cosa da aggiungere sarebbero un po' di canne, cannette, tubi e l'olio, giusto per aggiungere anche dettagli e particolari. E il rullo dietro si sposta in base a come viene utilizzato. Vedete, io li manderei sotto un pelin di più, e appunto manca tutto quello che è la movimentazione della terra. Si vede la terra che schizza un po' in su, fa fumo, polvere, però manca quella movimentazione che serve per far vedere che stiamo erpicando. Se si va in retromarcia saltano un po' fuori così, quindi insomma non sarebbe il massimo. E come avete visto il rullo dietro si muove attraverso dei laschi, e devo dire che comunque funziona bene. Vedete, si gira, ruota bene, insomma non ha scattoni o quant'altro, non è imperfetto, appunto hanno bisogno di una sistematina. Ho preso questo trattore qua, ragazzi, perché così ho detto prendiamo un trattore diverso dai soliti che usano i test mod. Questo qui è già più pesantino, non avete visto anche il trattore si è abbassato un attimino di più. Anche questo qui fatto un po' in modo diverso, dato che si chiude proprio tutto, non è che si sospende un po' a metà. Anche qui mancano cannette, anche qualche dettaglio. Vedete, si aprono i ganci e poi scende il coltivatore. Anche questo qui funziona bene, come sempre lo farei andare un attimino più sotto. Il rullo funziona bene, come vedete si salta un po' di terra, però è poco per come sono. Si vede che manca l'animazione della terra smossa, per farci capire, però funzionano, sono belli. Non sono sicuro che abbiano il dirt, non ci ho giocato, li ho provati un po', però non così tanto da far comparire anche il dirt, e casomai aspettate voi, però non penso ce l'abbiano. Vabbè ragazzi, questi sono, devo dire si attaccano anche bene e quant'altro, però hanno bisogno di qualche sistematina.
Vabbè ragazzi, direi che anche per questo test mode è tutto, è una cosa semplice, veloce, giusto sono usciti, ho detto ma sì, dato, sono belli, sono anche di varie misure, non è anche New York, cioè non ce ne danno uno solo, ne danno anche tre, perciò ho detto ma sì, dai, facciamo sto video. Vabbè ragazzi, spero li sistemino, nel caso li sistemassero farò eventualmente un altro video e niente, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!